Serie C TV ospitata sulla piattaforma Eleven Sports. Buonasera da Danilo Sorrentino e benvenuti allo stadio Marcello Torre Impagani per la 28esima giornata del campionato di Serie C. Baccapece centralmente, il colpo di testa tentato da Stendardo. Vista l'assenza di Giacomarro. Triarico col tacco, molto buona questa azione per Longo. Il tiro cross, il pallone che termina sul fondo. Batti beccando i due, arriva adesso il pallone di Capece, ancora verso Stendardo, lo mette fuori Markic. Capece può rimetterla al centro. Arriva adesso per Cesaretti, tutto solo sul secondo palo, calcia. Si è staccato Starita. Parte Triarico, pallone che incoccia sulla barriera e termina sul fondo, calcio. Deve fermarsi, poi vince l'ennesimo dribbling, può distendersi la Paganese con Navas che sta attaccando a destra, non lo ha visto Cesaretti, poi sì, Navas, in due tempi Cerofoli. Navas a destra, si fa vedere Tazza, Navas Valcross che arriva per Cesaretti, pallone buono per Parigi, tutto regolare, anzi no, era arrivata la rete di Gaeta, ma con Bada Giron, Pangu, tocco morbido dentro per Starita. Chiuso da Galli, caro tenuto, Gaeta insiste, va nuovamente da Cesaretti, sfera che diventa buona per Perri, ha cercato il suggerimento verso Cesaretti, poi Capece con il destro, conclusione strozzata. Giron lascia a Triarico sul secondo palo di testa Maccarrone, difende uomo il Bisceglie, parte Capece verso Piana, poi Cesaretti trattenuto, tutto regolare. A giocare Starita, lo segue Triarico, punta della Fiore, va al cross verso Jovanovic, Piana, Pangu, Triarico, dalla distanza pensa al tiro, Galli non benissimo e poi evita, sta salendo caro tenuto, dentro c'è anche Cappiello, Di Renzo va via, mette il cross per Cappiello, l'ultimo, stanno salendo anche centrocampisti su questo lancio di Stendardo. Cappiello cercato il tiro che diventa un assist, poi Di Renzo la girata in area di rigore, non era data, Risolo in anticipo. Titoli di coda, finisce 0-0 lo scontro diretto salvezza tra Paganese e Bisceglie, meglio ovviamente per la formazione nerazzurra che tiene un discreto vantaggio sulla squadra.